Quello che vedete là dietro che sta cambiando la gomma della macchina col crick è Eric Bracco, che sta facendo anche un po' il pirla, tra l'altro. Il crick? Autotune. Ok, adesso devi venire vicino per sentire la danza dell'idraulico. Lui sta facendo una roba tipo acqua nei tubi. Boh, ha finito. Calibrato, perfetto. Cioè, in realtà l'ho messo, ho regolato i Kelvin a 5,7. Questa situazione qua è proprio particolare perché abbiamo tanta luce sulla strada e noi siamo in una zona in ombra. 16,35 e filtro. Poi abbiamo questa GoProina qua, la 6. Invece io ho il Sigma 20 1.4 qua sulla M50. E andiamo a fare un po' di robe, però... Riusciresti in un paio di chilometri a spiegare tutto quello che è l'esposizione in modo semplice e dettagliato? Cioè, mi sfida, è una sfida? Qua tutto bloccato sul ponte della Gran Madre perché stasera c'è la festa patronale, la festa di San Giovanni, e ci saranno non più i fuochi ma la festa coreografica con i droni, credo. E vabbè, torniamo indietro. Quindi, per andare dove dobbiamo andare, L'esposizione spiegata in maniera super semplice perché all'inizio, praticamente capire l'esposizione significa capire come far funzionare una macchina che fa video, una macchina fotografica che fa video. Le basi tra noi e i fotografi sono le stesse, ci sono tre parametri sui quali dobbiamo lavorare, dato un quarto che è semplicemente la quantità e la qualità della luce che abbiamo a disposizione. Diaframma, ISO e shutter speed, oppure tempi. Noi agiamo su questi tre parametri per fare in modo che siano equilibrati tra di loro. In questo momento nella macchina, in questa automobile, vediamo che c'è una certa quantità di luce, naturalmente una quantità di luce più bassa rispetto all'esterno. All'interno della macchina c'è un esposimetro, un misuratore, che ci dice: guarda che hai troppa poca luce, guarda che hai tanta luce. Questa misurazione avviene sulla base di un'impostazione, cioè noi possiamo dire alla macchina di fare una misurazione più o meno fedele, che ci viene appunto restituita da queste tacchette che ci sono in basso e che sono il modo più semplice di misurare l'esposizione. Eric sta riprendendo me, che sono sicuramente in ombra, e poi c'è la strada dietro che è molto luminosa. Il lettore, l'esposimetro della macchina in questo momento ci dà un valore che sta misurando complessivamente la scena, quindi fa una media tra me che sono sottoesposto e l'esterno invece che è molto luminoso. Noi dobbiamo capire come muoverci. Una regola di base è quella di dire: vabbè, io l'esposizione corretta la faccio prima di tutto sul mio soggetto principale. Il soggetto principale in questo caso sono io che sto parlando, ovviamente. Cerco di fare un'esposizione che faccia sì che io non sia al buio, anche se questo comporta avere un po' più di luce in macchina e quindi fare andare un po' troppo sovraesposta la scena all'esterno. Ma come si fa in pratica a fare l'esposizione nel video e poi nella fotografia di conseguenza? Regolare questi tre parametri non ha un impatto solo sulla maggiore o minore quantità di luce, ma per alcuni di essi significa andare a contribuire a modificare alcuni fattori proprio fisici, come per esempio la rumorosità, cioè la presenza di una sorta di polvere sull'immagine. Variando alcuni altri parametri aumentiamo e riduciamo la nitidezza, quindi sapete che muovendo sulle loro scale diaframma, ISO e shutter
non otteniamo semplicemente il risultato di aggiungere o togliere luce, perché per esempio il diaframma è estremamente importante per aumentare o diminuire la profondità di campo, no? Quindi vogliamo ottenere più o meno sfocato sullo sfondo, agiamo sul diaframma. Allora, come facciamo in pratica a equilibrare la giusta quantità di luce? Abbiamo le nostre tacchette sotto che ci danno un risultato e abbiamo un obiettivo che vogliamo raggiungere. Questo ci farà dire, ci farà scegliere se dare priorità alla posizione del nostro diaframma, al valore del nostro diaframma, se dare priorità invece ai tempi. Meno facile cercare di dare priorità all'ISO, perché gli ISO cerchiamo di tenerli sempre più basso possibile, salvo che non li vogliamo utilizzare per aumentare, diciamo così, in maniera sintetica la luce all'interno della scena. Che cosa sono questi tre parametri? Gli ISO non sono altro che la sensibilità. Una volta la sensibilità della pellicola, oggi la sensibilità del sensore. Noi possiamo pompare sensibilità, aumentare la sensibilità del sensore, dando quindi più luce, ottenendo quindi un risultato più luminoso nell'immagine, aumentando i nostri ISO da 100 a 200, da 200 a 400, 600, 800, 1200, 1600, eccetera, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che quando compriamo una macchina nuova dobbiamo subito andare a verificare fino a quanto possiamo spingerci con gli ISO per evitare che questo rumore appunto entri in scena. Quando abbiamo capito qual è il livello giusto per la nostra macchina, a quel punto sapremo che un tot di luce riusciremo a darla anche soltanto modificando il livello di ISO, che appunto determina la sensibilità del sensore. Un altro parametro importantissimo sono i tempi, lo shutter speed. Noi sappiamo, dobbiamo dire, che questo determina una grande differenza tra noi e i fotografi, perché i fotografi possono decidere di scattare con un tempo molto lungo perché hanno pochissima luce, quindi lo scatto del loro otturatore dura tantissimo, clac, passa un sacco di luce, tac, si richiude. La foto notturna, per esempio. Allo stesso modo il fotografo può decidere di voler catturare una scena dove c'è troppa luce, quindi chiude molto il tempo di scatto, tac, e cattura un istante in cui entra pochissima luce. Il vantaggio è anche che congela quell'istante, per cui immaginate una foto con uno scatto rapidissimo, la foto del calciatore che salta per aria, dal colpo di testa al pallone, vediamo schizzare le gocce di sudore, l'immagine è particolarmente nitida, ecco quello che dicevamo prima. Aumentando o diminuendo lo shutter, ovviamente abbiamo un'immagine più o meno nitida. Perché? In questo momento abbiamo impostato uno di questi parametri in maniera un po' arbitraria. Allora, diciamo che normalmente i tempi devono essere al doppio del frame rate a cui stiamo girando. Se noi abbiamo uno shutter invece, quindi per esempio stiamo girando a 24 fotogrammi al secondo, il nostro shutter dovrebbe stare al doppio in video. Se stiamo girando a 50 fotogrammi al secondo, il nostro shutter dovrebbe essere a 100. Questo perché? Perché vogliamo garantire che lo spettatore veda il movimento come lo vedrebbe nella realtà. Vedete che la mia mano, quando la muovo, un po' di scia si vede, non si vede ultra nitida. Nel caso delle riprese che sta facendo adesso Eric, in realtà noi abbiamo uno shutter leggermente sbagliato. Cioè c'è uno shutter a 125 mentre stiamo girando a 24, quindi sarebbe sufficiente che lo shutter dovrebbe essere a un cinquantesimo. Adesso, se noi mettiamo lo shutter a un cinquantesimo, succede che allungando i tempi abbiamo naturalmente un incremento di luce. Adesso siamo anche in una zona dove la luce è andata giù. Comunque, passando da un 125esimo di shutter a un cinquantesimo di shutter, Erika ha avuto un incremento di luce che adesso deve compensare andando a chiudere un pochino il diaframma. L'hai fatto? Sì, fatto. Ok, adesso quanto siamo? A 5 e 6. Quindi siamo a un cinquantesimo, 5 e 6 di diaframma, e di ISO siamo a 100. Gli ISO il più basso possibile in questo caso vanno benissimo, perché evitiamo di avere rumore e siamo in una situazione comunque di luce dove è del tutto inutile aumentarla ulteriormente, anche perché il diaframma in questo momento non è particolarmente chiuso, però è a 5,6, che è già un diaframma che toglie luce rispetto a un diaframma 2,8 a cui può andare questa lente, che è un 16-35 Canon. Abbiamo detto che vogliamo lasciare lo shutter in questa condizione, cioè a 2x, quindi in questo momento il nostro shutter è a 50 perché stiamo girando a 23,98, 24 comunque.
giusto? Sì, esatto. Ok. Io però ho un'esigenza in particolare, che è quella di voler avere uno sfocato maggiore sulla mia figura in particolare, in modo da avere la mia figura appunto ben a fuoco e il fondo completamente sfocato. Voglio mettere in evidenza allo spettatore il mio volto in particolare. Allora in questo caso naturalmente lascio stare i tempi così come sono, perché quella è la regola, e chiedo ad Eric di portarsi a 2.8, che è il massimo di apertura del diaframma. Apertura del diaframma vuol dire che il diaframma è molto aperto e fa passare tanta luce. Ok. A questo punto naturalmente succede che Eric avrà tanta luce da gestire. Una cosa che potremmo fare se fossimo semplicemente in fotografia è chiudere i nostri tempi, cioè spostare i tempi da un cinquantesimo a un duecentesimo, un trecentesimo, per rendere l'immagine più scura e congelare l'istante. Noi invece in video non lo facciamo, utilizziamo un sistema alternativo, ci fermiamo un secondo per poterlo fare. Eric è sceso a prendere il filtro ND, ma anche tantissimo caldo, ha tanto tanto caldo. Adesso avendo montato il filtro ND, Eric è a 2.8, quindi comunque tanta luce entra nella lente. Siamo rimasti ovviamente a un cinquantesimo di shutter, proprio per garantire quella regola del 2x che mi dà la giusta quantità di motion blur. 2.8, abbiamo quindi un'apertura di diaframma molto grande che fa entrare tanta luce, abbiamo messo il filtro ND per compensare. Noterete però che a questa apertura, tra la mia faccia e lo sfondo, c'è una enorme differenza di focus, e c'è quindi una piccola profondità di campo. Però possiamo fare una prova ancora più spinta montando un'altra lente, un 20 1.4, e vedrete che dovremo chiudere ancora di più il filtro per compensare l'eccessiva quantità di luce, e la nostra profondità di campo diventerà ancora più piccola. Proviamo a mettere l'1.4 20. Questa è una lente 20 1.4, vedete, completamente sovraesposta, io sono completamente bianco. Perché? Perché su questa lente Sigma Art da 20, è una lente sferica, non è possibile montare il nostro filtro classico, non abbiamo un altro filtro da montare, quindi adesso Eric farà quella cosa che non si deve fare, cioè chiude lo shutter, che da un cinquantesimo per togliere luce . Ok, adesso l'immagine è esposta correttamente, abbiamo usato lo stesso sistema che utilizzerebbero i fotografi, perché abbiamo 1.4 di diaframma, quindi un'enorme quantità di luce che entra sul sensore, piccolissima profondità di campo, perché guardate, se guardate la mia faccia nei confronti della mia mano, c'è un focus già completamente diverso, quindi c'è tantissimo sfocato dietro. Noi in video non potremmo fare questa cosa. Ora, voi probabilmente non vi accorgete di questa grossa differenza, ma nel momento in cui introduciamo dell'azione, cioè per esempio la mia mano che si muove, andiamo a chiudere ancora un po' il diaframma, lo shutter. Ok, bon. Provate a memorizzare, vedete già la mia mano, quando si muove con una certa scattosità. Se noi adesso riportiamo lo shutter a 50, chiudiamo il diaframma per compensare, dobbiamo naturalmente rinunciare alla profondità di campo per compensare la luminosità dell'immagine. Infatti adesso vedete che l'esposizione è corretta, però Eric è dovuto andare a 5.6 e di conseguenza io sono a fuoco, ma vedete la parete là dietro, iniziate già a riconoscerla, perché comunque lo sfocato non c'è più. Rifacciamo al contrario, torniamo a 1.4, vedete che andando ad 1.4 io andrò completamente fuori come luce, prima di tutto il pizzo che è già bianco di suo. Ok, qui c'è l'apertura massima, piccolissima profondità di campo. Andiamo allora a chiudere lo shutter per compensare la luce. Ok, ora sì, abbiamo un bellissimo sfocato dietro, però è accettabile fino a un certo punto, e soprattutto finché non subentra dell'azione. Se inizia ad esserci dell'azione, vedete che
la mano è leggermente in naturale. Se andassimo a chiudere anche più di 500, naturalmente lo vedete di più. Questo è un pretesto per dirvi che la regola è 2x, lo shutter deve essere a 2x i fotogrammi al secondo. Potete naturalmente un po' chiudere, accelerare i tempi se avete bisogno di togliere un po' di luce. È però una cosa che dovete fare con molta cautela, perché le conseguenze sono quelle che abbiamo appena visto: o un eccesso di scia se allungate i tempi più del dovuto, o una ipernaturalezza, una ipernitidezza, diciamo, se andate a chiudere troppo i tempi. Sono un pochino sottesposto, in questo momento siamo a un 1/500, sbagliato, dovremmo essere al doppio del frame rate, quindi non un 1/500 ma un 1/50. Andiamo a metterlo a posto. Un 1/50, vedete che però ho troppa luce in faccia, sono comunque troppo luminoso, figuriamoci fuori, vedete completamente il bianco è completamente sfondato. A questo punto chiudiamo il diaframma per compensare la luce eccessiva. Questo tipo di compromesso è quello che possiamo ottenere in questo momento. Vedete, ho dovuto rinunciare un po' di sfocato sullo sfondo per avere però la corretta esposizione. In questo momento siamo a un 1/50 f4 ISO 100. Se decidessimo di chiudere ancora di più il diaframma perché vogliamo avere un'immagine, una profondità di campo maggiore, questa potrebbe essere l'esigenza, quindi andiamo, non so, a 11 di diaframma. Perfetto. In questo caso l'unico elemento che ci sarebbe sul quale potremmo agire per evitare di essere così scuri sono gli ISO. Allora andiamo ad aumentare gli ISO, accertandoci di non superare una certa soglia, cioè quella soglia in cui sappiamo che la nostra macchina inizia ad introdurre rumore. In questo caso noi abbiamo ottenuto una discreta luminosità intorno a 1000 di ISO, che sappiamo essere comunque un margine di sicurezza buono per la EOS R con cui stiamo girando adesso. Naturalmente, se la vostra macchina vi consentisse di andare a ISO anche 6004 come la 7.3 per esempio, potreste sfruttare questo tipo di soluzione anche in condizioni ben più buie di quella che abbiamo in questo momento. Mi sa che ci abbiamo impiegato più di 1 km. Mi sa che ho vinto il caffè. 2,5 km, 3 km, più le soste. Allora, iscrivetevi al canale, mi raccomando, accendete anche la campanellina, perché sennò non sapete quando escono i video. Le magliette in descrizione, chi le ha vinte questa settimana e altro. Avete visto un po' di immagini di Torino? Venite a Torino a fare un corso full immersion, così le andiamo a vedere insieme direttamente. Ciao!